pur non comprendendo in fondo la chiusura, mi lasciavo trascinare dai suoi urla. Se dicesse per favore o per premura, non saprebbe coniugare i verbi, o forse non lo so, sorprenderebbe la mia faccia ligia e scura, ora che in viso non ho sogni né più un'ora. Osserverebbe senza odiare la bravura, che ho di liquidare il mondo in un distaccato no, compiacendoci dell'ego paranoico, finché la morte immaginaria non rivestirà il suo ruolo, ascolteremo il suo racconto eroico-comico, senza più odiare la ferita che ci nasce ancora un briciolo di umore, a furia di pensare a come bere o mangiare.